Ciao ragazze, oggi video solo sui miei smalti, la mia collezione, che tengo tutto in questa scatolona di un quintale. E niente, come vi avevo già detto nella mia presentazione, nel mio primo video, io ho iniziato da qualche mese questa passione così, e i miei smalti erano partiti all'incirca una cinquantina. L'ultima volta che adesso li ho contati, 154, poi ne ho comprati qualcuno ieri e sarò arrivata sui 160 smalti. Cercherò di essere veloce, non vi dirò i numeri, alzerò, vi farò vedere e questo è il mio cucciolo. Vieni qua, presentiamo anche il mio Chicco, questo è il mio cagnolotto, bello, bello, bellissimo della mamma Chiuacchi. Guarda, guarda lì. Ok, bacio a parte. Bene, basta, cucciolotto a parte. E niente, adesso sbavatura del mio cane. Ok, e apriamo la scatola e cominciamo la sfilata. Eccoci qua. Ecco qua, ragazze, questa è la mia quantità. Ok, iniziamo con questa scatolina piccola. Vi tengo un po' divisi perché ho quelli della Essence col pennellino fine fine per la nail art, viola, nero. Poi ho i due degli stampi bianco e nero, ancora uno argentato e questo bianco che purtroppo dovrò buttarlo perché mi è seccato, però vabbè, intanto lasciamolo lì. Poi ho questi due multi effect della Kiko, che sono lo 03 e il 10, che sono questi, che sinceramente non ho ancora usato e dovrò pensare a qualcosa di particolare da fare. E poi questo che mi pare che è il nero, sì, nero e bianco perlato, infatti sono ancora nella scatola. E poi niente, allora la prima fila qua che è bassa bassa sono tutti Shaka giallo, questo tutto perlato, rosso corallo, questo che non so sinceramente come definirlo, che colore, beige, boh. E questo verde, un altro giallo un pochino più canarino, il nero, blu e rosso, che questi sono quelli che ho usato nel tutorial della bandiera americana, sono veramente belli, come smalti stendono benissimo gli Shaka. Poi ho questi che sono tutti Maybelline fino a qua, sono questo viola fucsia, marrone, rosino chiaro chiaro perlato. Un altro fucsia, arancio, un altro arancio doppio, sì, vabbè, ho i doppioni anche del fucsia. Poi ho un blu scuro e un viola, sono un po' impolverati perché penso proprio di usarli in inverno, questi colori scuri, un argento e un altro viola, poi questo che lo sto usando ogni tanto, un fucsia, poi ancora un viola brillantato, un altro viola scuro e un marrone cacchina e un altro grigio. Ok, poi qua partono tutti fino a qua i miei rimmel, no, fino a qua. Iniziamo con un bianco panna, neanche latte perché è un po' più sul creme. Poi questi due perlati che sono molto liquidi, non riesco a capire come mai, li ho aperti una volta e non mi piacciono. Poi ho questi qua, sempre un po' colori scuretti, che anche questi penso proprio di usarli in inverno. Quest'altri. Poi marrone, cos'è un bordeaux marroncino? Un altro blu. Poi rosa antico, un altro violetto, lilla scuro. Poi un altro viola scuro, questo rosso corallo che è molto bello. E abbiamo cosa? Un altro rosa antico. Poi, qua, okay, qua ci sono tutti i Rivel, che sono questo bluette, questo latte menta, questo bianco che ho usato già una cifra, questo azzurro, questo verdino e il mio nero che mi sta abbandonando. Ok, poi qua ho gli Astra, che sono questo rosa chiaro, un nero. Poi questo verdino acqua, il bianco, e questo qua tutto luccicoso, bellissimo, e un trasparente. Poi andando in fila di qua abbiamo gli H&M, che sono questo
questi così che venivano, li avevo trovati a 1 euro così a coppia nelle scatoline, che questi due insieme, questi due così insieme, poi questo argento è sempre il suo, la sua coppia insieme, questi due blu e poi questo, questo bel rosa fucsia. E poi qua partiamo con questo set qua di 6 fluorescenti che ho comprato dai cinesi a 1,50 euro. Sono verde, l'arancio, questo bel viola, questo giallo stupendo e questo fucsia qua, che è quello che ho oggi, insieme a questo bianco che dopo vi farò vedere, e questo blu. E questa era una serie da 6, l'ho comprati tutti e 6. Poi ho trovato a 1 euro al discount dell'LD anche tutti questi pretty color qua meravigliosi, che per fare le decorazioni comunque vanno bene: azzurro, fucsia, giallo, un altro tipo di azzurro, questo bel rosso qua, ciliegia, poi il viola, lilla più scuro, quello più chiaro, un arancio, poi questo che è un albicocca, un pesca chiaro chiaro, ma questo è un altro rimmel rosso ogni tanto, rosa. E poi ho fatto la mia scorta di 1 euro di bianchi e neri, sempre della Pretty Color LD, li ho presi lì. E qua ci siamo, poi c'è anche un verde, un blu, poi qua cosa c'è? Un altro nero che spendacciona. E niente, poi ci sono questi due sempre comprati a 1,90 euro, questi dei cinesi, però sinceramente questo giallo l'ho provato una volta e non copre, non mi piace. Questo non ho ancora da provarlo e vedremo. Poi ho questo, l'unico che ho, effetto gel, che poi di effetto gel niente. Poi vediamo dove siamo arrivati. Qua poi qua ho gli Yes Love, che sono questo bluette, questo lilla chiaro, un altro lilla chiaro con queste paillette tutte colorate all'interno, che per tirarle via devi strapparti un'unghia. E poi un lilla scuro, sempre Yes Love, il packaging diverso, questo pesca, poi ho questo tutto glitterato, questo verde, bisogna dargli 5-6 passate, e poi ho questi due rosa fucsia, questi che non hanno marca, questo si chiama Lei azzurrino, questo non c'è scritto niente, poi un altro Yes Love azzurro. E poi niente, qua ci sono i miei pupa, questi piccini piccini che avevo trovato nel giornale a 1 euro, così, verde acido, questo pesca, poi questo viola, lilla, arancio e blu, tutto pagliuzzato lì, sono last in color tutti. E poi qua iniziano i Kiko fino a qua. Qua ci sono viola, lilla, che non ho ancora da usare perché sono un po' scuri. Poi ho questo corallo, qua rosso corallo, un altro lilla, un marroncino, un altro marroncino bronzato, tutto perlato, questo. Poi questo verdino bello che l'ho già usato, è molto bello. Il Tiffany non può mancare perché questo è meraviglioso, il 389, e so che tante ragazze di voi lo hanno. Questo che ho usato tante volte, anche questo qua è bellissimo, è il 521. Poi ho questo rosa tutto perlato, un azzurrino, un altro azzurro acqua, verde acqua, tutto perlato, questo rosa, questo rosso che avevo fatto anche il tutorial di questo, molto bello. Un altro blu, un arancione, il grigio. E poi ragazze, ieri la mia amica, grazie Dani, mi ha regalato questo, che io non so adesso da quanti giorni sia uscita questa nuova collezione della Kiko, non lo so, però il packaging è bellissimo, ha questo tipo di coperchio a dado ed è doppio, è meraviglioso, costa 6,90 euro, però veramente... cioè lo proverò e dopo vi dirò, però guarda, già vedere il colore così mi sembra magnifico. Adesso non lo so se voi l'avete già, ok, però comunque penso che sia uscito da poco. Questo, vi dico il numero, è lo 02 e penso che sia comunque il 2 del dado che combaci, penso, il numero dello smalto, perché mi ha detto che
non erano molti, ce n'erano pochi colori e comunque penso che arriverà il dado, lui mica 6, 6, saranno magari 6 colori, non lo so perché io non l'ho visto, me l'ha regalato lei, è veramente stupendo. Niente, poi qua ho tutti gli essence, questo bordeaux tutto pieno di paillettes, questo fucsia che è già il secondo che compro e mi sono trovata veramente bene. Poi ho due dorati uguali, che io faccio la scorta anche. E poi ho questi due che sono i crack della Essence, due magnetici. Poi ho anche questo qua, arancio, questo verde azzurro, questo qua tutto brillantato, questo grigio. Ah, poi anche i magnetici erano questi, quelli della Kiko di prima, ve l'ho detto. E poi vediamo cosa ho tralasciato. Basta. Questo è tutto. A meno che abbia lasciato qualcosa. Comunque niente, la mia collezione di smalti per adesso è questa. Niente, fatemi sapere, commentate se vi è piaciuta e niente, al prossimo video. Ciao ciao!